La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleontologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Sintesi multimediale del libro, Modelli ufologici quantitativi versione 3.0, altro libro di paleontologia razionale, della collana del paleocontattone. Il testo propone, 1. Un modello ufologico quantitativo per la cultura insetti sapiens, 2. Un modello ufologico quantitativo per la cultura saurica sapiens, 3. Un modello ufologico quantitativo per il traffico alieno per la Terra, 4. Una stima delle basi di prossimità aliene, poste sui sistemi stellari di partenza, 5. Una stima tecnologica delle navi spaziali siderali aliene, 6. Una serie di stimatori per iniziare a misurare il traffico alieno in modo oggettivo, 7. Alcune estrapolazioni su date critiche, per probabili avvistamenti di UFO. Probabilmente un buon testo ufologico, innovativo per l'approccio e l'analisi rispetto all'ufologia classica, che sbaracca le numerose patacche ciofeche presenti nell'editoria fufalogica. Osserviamo in estrema sintesi, gli incipit esposti. A parte il fermatempo sulla piana di Giza, non esistono sulla Terra altri fermatempo, si deve presumere che la cultura saurica sia stealth oppure tale cultura aliena fosse già presente nel paleocontattone del 5000 avanti Cristo. Al momento il sillogismo menfita mendelico resta ancora indeterminato, in attesa di conferme o smentite, dalla tomba di Imhotep, modello ufologico quantitativo per la pacifica ed amichevole cultura degli insetti sapiens, per le astronavi con periodo ad 8 anni, partenza da basi di prossimità, tratta Alfa Centauri, Terra, Alfa Centauri, accelerazione in 6G, velocità 0.987C, per una latenza media di 8 anni e 3 mesi, tempo nave relativistico 1 anno e 6 mesi. Equipaggio composto da 5 esploratori, presenza di apparati per l'ibernazione, computers e giroscopi e protezioni attive elettromagnetiche contro il vento siderale. Il velivolo si stima con massa di circa 90.8 tonnellate, fabbisogno energetico superiore a 31.8 milioni di terawatt ora, pari a 636 kg di antimateria. Per le astronavi con periodo con 17 anni, partenza da basi di prossimità, tratta Sirio, Terra, Sirio, accelerazione in 6G, con velocità 0.998C, per una latenza media di 17 anni e 2 mesi, tempo nave relativistico 1 anno e 3 mesi. Equipaggio composto da 5 esploratori, presenza di apparati per l'ibernazione, computers e giroscopi e protezioni attive elettromagnetiche contro il vento siderale. Il velivolo si stima con massa di circa 90.8 tonnellate, fabbisogno energetico superiore a 31.8 milioni di terawatt ora, pari a 636 kg di antimateria, modello ufologico quantitativo per la pacifica ed amichevole cultura dei sauri sapiens, astronavi con latenza 30 anni, partenza da basi di prossimità, tratta Tau Ceti, Terra, Tau Ceti, accelerazione in 6G, con velocità 0.80C, per una latenza media di 10.952 giorni tempo nave relativistico 17 anni e 11 mesi. Equipaggio composto da 4 esploratori, presenza di apparati per l'ibernazione, computers e giroscopi e protezioni attive elettromagnetiche contro il vento siderale. Il velivolo si stima con massa di circa 14 tonnellate, fabbisogno energetico superiore a 1 milione di terawatt ora, pari a 21 kg di antimateria. Quali sono gli stimatori per misurare il traffico alieno per la Terra? Possibili anomalie radio, non replicabili se non con logiche pluriennali, provenienti dalla nube di Oort, dalla fascia di Kuiper, dalla fascia di asteroidi, generazioni di eventi TLP, nel cratere Aristarco sulla Luna, oltre che forti sospetti per i crateri Copernico e Daedalus, prima data critica utile per l'amichevole cultura saurica. 2016-2019, prima data critica utile per l'amichevole cultura insettoide. 2020, ma data l'esiguità della serie, la prima data utile potrebbe essere anticipabile. Il modello ufologico quantitativo a cultura saurica, prevede la possibilità logica di retrodatare il primo paleocontatto saurico, con data precedente al 1948 d.C. La correlazione con il gradiente alieno Maya in fase primaria, attorno al 1800 a.C., trova interessanti congruenze nei miti Maya dell'Oxibalba, nel mito Huracán e Dunadu. I sauri sapiens ai Maya si sarebbero presentati come figli della galassia, mancando però ai Maya il concetto di astronauti, li associarono a dei. La clipeologia e la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleontologia razionale.
qui troverete una teoria organica, coerente,